Sondaggio fatto da Coldiretti che dice che sono tanti comunque gli italiani che vorrebbero comunque lasciare magari i lavori che hanno oppure chi è disoccupato e andare, perché no, a coltivare la terra, quindi ritornare alla vecchia fattoria, no? E questo è un segnale positivo perché denota comunque che ci sono tanti giovani che sono interessati a questo. Il fatto che alcuni abbiano messo in, un buon numero abbia messo in piedi delle vere e proprie attività nell'ultimo periodo testimonia che su questo fronte dobbiamo fare qualcosa di più, ed è il motivo per cui oggi Regione Lombardia è stata presentata una proposta di legge che va proprio nella direzione di fare un censimento di tutti i terreni incolti, abbandonati, ovviamente che hanno una destinazione agricola, che ci sono in giro nel nostro territorio, che possono essere davvero utilizzati. Perché non darli ai giovani? Perché non dargli la possibilità di avviare un'attività? Pensate a quanti prodotti andiamo oggi noi a comprare all'estero e che invece potremmo benissimo produrre sul nostro territorio, visto che di spazio ne abbiamo. È davvero una cosa incomprensibile, almeno questo probabilmente i cittadini ce lo chiedono. Bene, da domani, con l'approvazione della legge, speriamo ovviamente di approvarla in tempi rapidi, riusciremo, questo è il nostro intento, a far sì che molti di questi terreni possano essere non abbandonati ma bensì coltivati e che molti giovani possano davvero finalmente lasciare quest'onta della disoccupazione e fare qualcosa di positivo per il nostro paese. Come la valutate questa uscita di Berlusconi? Ma senza nessun problema, cioè nel senso, la nostra mozione, quella che abbiamo presentato in Consiglio regionale a tutela e difesa della famiglia naturale, non ha nulla a che vedere con discriminazione di diritti, anzi noi siamo i primi che non vogliamo discriminare, però diciamo attenzione, perché se coloro che sono stati fino adesso discriminati vogliono a loro volta adesso discriminare, questo non è giusto e non è corretto. Cioè la famiglia naturale è un modello naturale ed è giusto difenderlo. Purtroppo oggi siamo obbligati anche a fare questo. Voi invece avete proposto la festa della famiglia, l'istituzione della festa, sì, della famiglia. Un family day di fatto che faccia capire che comunque esiste anche questo modello, perché purtroppo nelle scuole oggi viene propagandato un qualcosa di diverso, come se essere eterosessuali fosse un problema, come se la famiglia non dovesse essere più composta da uomo e da donna. Insomma, cioè, un conto è non discriminare ed è giusto ed è sacrosanto, però dall'altra parte è sbagliatissimo andare contro la famiglia naturale, perché questo non mi sembra giusto e non mi sembra corretto, soprattutto se viene insegnato nelle scuole. Ecco, intanto continuano gli sbarchi anche oggi. Situazione disastrosa con tanti morti. Eh sì, leggevo dei dati, dall'inizio dell'anno fino ad oggi sono sbarcate 50.000 persone, e nel 2013 pensate che erano stati solo tutto il 2013 43.000, quindi già stato superato che siamo a metà anno, andando avanti di questo passo io non so come potremo affrontare il tema. Qui continuano a dire che in Europa l'Europa deve chiedere, a me non risulta che Renzi sia andato a battere i pugni sul tavolo della Merkel su questo tema, anzi è tornato secondo la stampa come il trionfatore su alcune misure. In realtà ho l'impressione che non sia cambiato nulla sul fronte economico, e dall'altra parte sul fronte dell'immigrazione è stato un tema neanche minimamente sfiorato dal Presidente del Consiglio. Ecco, se queste sono le premesse, se questa è la forza del PD in Europa alla luce dei risultati elettorali, caspita, mi sa che gli italiani si sono sbagliati.